Siamo al passo della Cappelletta, nella località di Albareto. Qui ci sono veramente delle Alpi e là è la strada che si imbocca per andare al Gottero. Adesso vediamo perché è un po' tardi. Comunque non immaginavamo una strada del genere, né tantomeno una lontananza di questo tipo, perché sono uscito a Carrodano. Comunque il posto è fantastico. Bello, adesso andiamo a perlustrare la zona. Verso il Monte Gottero, dal passo della Cappelletta. Siamo ad Albareto, insomma, un nome un po' strano, e questo, diciamo, è l'inizio della strada che porta a questo monte di più di 1600 metri, ma che è una passeggiata, solo una sgambata per allenarsi un po'. C'è una bella giornata, quindi arrivando che c'è ancora un po' di luce, probabilmente si vede anche Apuane, nel litorale toscano. Qui su questa strada molto facile, percorribile con la macchina, anche se noi non lo facciamo perché è un po' vietato, insomma, c'era un divieto d'accesso, probabilmente vogliono preservare un po' questi luoghi. Noi dobbiamo andare là. Questo è il Gottero e quello è il Chiappa. Quindi in un'ora ci siamo, un'ora e un quarto. E siamo in provincia di Parma praticamente, perché siamo proprio nel confine tra le due province di Spezia e Parma e anche Genova. Quindi è una zona delle tre province che si avvicinano. Questi sono i tipici percorsi a V, alta valle, alta montagna, insomma, sono percorsi semplici che comunque riguardano anche l'altra parte della Liguria, nell'Imperiese, al confine con la Francia, quindi lì è veramente alta montagna, perché là andiamo su, insomma, sul Sacarello, sono 2000 passametri. Qui è tutto verde, le Apuane sono lontane, ma neanche tanto, ma sono lontane come morfologia del territorio, e qui è proprio Appennino, anche se siamo verso un monte di quasi 1700 metri, di tutto rispetto. Adesso entriamo nel bosco, probabilmente il vento cala e vediamo dove ci porta questa avventura ennesima. Queste strade molto rilassanti, ma comunque sono pur sempre 5 km e 5 km a ritorno, quindi è abbastanza impegnativo, non come dislivello, forse perché insomma da 1100 a 1600 non è che sia da morire, però è lunga, insomma. Qui il territorio è verdeggiante, là ci sono le pale delle centrali eoliche, là dove ci sono quelle case abbiamo ferma la macchina, che è il passo della Cappelletta. Infatti subito dopo c'è una cappelletta e inizia la strada che scende giù al Bareto, provincia di Parma. Adesso si continua flemmaticamente. Qui, insomma, è stato meglio non avventurarsi con la macchina, date queste pozzanghere gigantesche. E niente, aspettiamo la deviazione a sinistra sicuramente per il Gottero. E valuteremo anche la visuale
che spazia, sperando che questo tempo regga. E così mi alleno per domani, che domani è seria al Pizzo delle Saette sulle Apuaneo. Insomma, è un bel percorso da Focioomboli, si tira su per Mosceta e poi si fa tutto il lato, quello che porta, diciamo, da Rifugio del Freo al Callare della Pagna. Poi da lì si scende la cresta, questa volta al Pizzo delle Saette, anziché essere in salita e in discesa, perché il Pizzo è 1720, il Callare mi sembra che sia già 1800 o qualcosa giù di lì, per cui la cresta sarà in salita a ritorno, a meno che non scendiamo giù per la normale, andiamo per la Pianizza, non lo so. E niente, quindi allenamento, meditazione, camminata, ricerca del silenzio, della non fretta, della modalità qui e ora, in questo silenzio assoluto, spezzato da niente a parte gli uccellini. Non c'è nessuno, non c'è turisti perché non è ancora il momento. Insomma, un bel posto tra la Val di Vara e la Val di Taro, che è dal versante emiliano. Tutto verde, bellissimo. E si prosegue. Qui adesso la salita comincia a diventare un po' più seriotta, perché la crestina che mi aspettavo, appunto da lato est, e adesso andiamo su pian piano fino alla cima, che non dovrebbe essere niente di impegnativo. La pseudo tirata conclusiva, che è l'arrivo al Monte Gottaro, mi sembra che sia 1680, comunque qualcosa del genere, magari su in cima c'è scritto. Questo è il punto più ripido, che comunque è una passeggiata, non c'è esposizione, si viene su tranquillamente con bambini, tutto, nessun problema. Solo un po' ripido il tratto finale, ma si poteva immaginare data l'altura. Sono 600 metri di dislivello, sono comunque considerevoli. Il clima è buonissimo, siamo sul 116. AV vuol dire Alta Val di Vara, quindi niente a che fare con le Alpi, ovviamente. Sono degli standard che si trovano un po' da tutte le parti. Niente, solo questo chiarimento, andiamo su. Arrivati a questo bivio, a destra il Monte Chiappa e a sinistra il Monte Gottaro. Noi andiamo sul Gottaro, quindi procediamo di qua. Si scende leggermente e poi ci sarà il tratto finale a recuperare la quota, che comunque non credo che perderemo in modo considerevole, perché siamo già in pianura. Sparati verso il Gottaro. Abbiamo davanti il Monte Chiappa, che è questa ombra che si vede, e qui stiamo andando, non si capisce se bene se qui sopra per il Gottaro o se si prosegue dritto per quello spuntone là in fondo. Adesso qui appureremo. Meno male che ci sono le segnaletiche con le frecce che direzionano correttamente. Dovrebbe essere su di qua l'evidente traccia. Eccoci usciti dal bosco, stiamo puntando questo Gottaro, che comincio sempre più a pensare che sia quello piuttosto che qui sopra. Comunque stiamo a vedere, perché il Chiappo è quello lì,
questo qui appena passato che è più basso. Quello è 1600, quindi se tanto mi dà tanto siamo giusti. Ci sono dei rigagnoli, ho dimenticato l'acqua, quindi tornano buono. C'è un po' di vento, ma è persi ingradevole. 600 metri di dislivello più 600 a ritorno, esattamente come domani, anche se domani è di tutt'altro impegno. Qui è soltanto da stare attenti ai segni, che ogni tanto si perdono, sono un po' sbiaditi, poi curvano improvvisamente e come sempre, non essendo chiarissima la meta, puoi interpretare in modo ambiguo se salire, scendere, andare a destra, a sinistra. Comunque, questa è una traccia evidente, è un po' semi abbandonata, diciamo, però è abbastanza chiaro che stiamo arrivando. Insomma, la traccia è pur sempre ragionevolmente chiara. I tratti più ripidi hanno l'unica insidia di queste foglioline che ti possono fare un po' perdere l'equilibrio. Quando sei con una certa pendenza non aiutano. Adesso spianato, gli andiamo sempre più vicino e niente, sembra di raggiungere la rocca di Tenerano nelle Apuane Vere, vicino a Foce di Pianza, che è una di quelle rocchette sui 1200 che ho fatto, mi sembra, in gennaio, anche lì con una non chiarissima tracciatura, molto panoramica. Consiglio a tutti di andarci, Rocche di Tenerano. Adesso, dopo questi guadetti, si continua oltrepassando questi alberi caduti e vediamo se c'è da salire o continuare di là. Io non so, perché potrebbe essere anche che bisogna salire. Vediamo un attimo, ci studio. C'è un ballottaggio interno, non conoscendo come al solito la forma della meta, tra questo salire molto graduale di questa traccia e quel monte là, che forse è il Monte Chiappa. Quindi, sapessi che il monte è questo qui sopra a sinistra, andrei su in direttissima, ma non vorrei sbagliare proprio completamente direzione. Quindi seguiamo questa estenuante traccia che sale, ma molto gradatamente, allungando molto il brodo, vedendo se poi realmente taglierà per cresta verso ovest, oppure se quello laggiù, anziché il Chiappa, è proprio il nostro obiettivo. Vediamo, non lo so, non sono mai stato e quindi curiosità. Bello comunque, lungo ma bello. Conteniamo la nostra mente dubbiosa e andiamo avanti, avvolti nel mistero e nel silenzio, ma sono sempre più propenso a pensare che noi dobbiamo raggiungere qui sopra a sinistra piuttosto che là, quella rocca che emerge un po' come uno spuntone di roccia. Però quando arriveremo alla fine di questo sentiero, un segnavia chiarirà un po' l'enigma e capiremo a che distanza siamo, penso e spero non troppo alta, dalla cima del Gottero. Dopo l'avvistamento di un cerbiatto quasi su in cima, stiamo praticamente in prossimità dell'arrivo. C'è questa ultima salita ben segnata, la traccia abbastanza viva, quindi
ho ragione di pensare che questo 116 sia arrivato quasi al capolinea del Monte Gottero. Sì, spiana leggermente che gradito, ogni tanto un po' d'acqua ci aiuta a non morire, perché anche se non è caldo, comunque fuori dal bosco il sole picchia. E poi insomma lo sforzo, la salita, perdi liquidi. Comunque, siamo praticamente a un passo dall'ultima crestina erbosa che ci dovrebbe condurre in cima. Forse spero anche di incontrare questi belli animalotti, belli liberi, che scorazzano a 1600, quasi 1700 metri. Effettivamente non fa freddo, quindi la cosa è gradevole. Sembra un po' di arrivare sull'Alfeo, stessa quota, stessa conformazione tra i boschi, punto finale ripido, erba, e quindi siamo molto affini come tipologia di montagna. Eccola qua, tutta erba. Arriveremo a una croce, a un ometto, un qualcosa che ci faccia mettere una parola fine a questa escursione infinita. Eccola su, quella pietraia dovrebbe essere la nostra meta, la grazia finale. Qui siamo per traccia, ma ormai si va a vista. Molto bello, anche se non c'è niente. Eccoci alla cresta finale, cresta est. Io me ne sto un po' sul bordo, anche perché non c'è nessuna esposizione reale. E comunque c'è la vista sulle Apuane, come promesso. Quello è il massiccio sagro, grondilice, e laggiù c'è la Pagna, Homo Morto, Pizzo delle Saette, che è la meta di domani. Laggiù in fondo, dove c'è ancora qualche traccia di neve, al lato nord, noi andremo dietro quella parte bianca che è la Pagna della Croce. Non si vede, ma c'è il Pizzo delle Saette, il Callare, e si scende giù. Questo massiccio qui davanti, il massiccio del Pizzo d'Uccello, Grondilice, di là, e la parte verso di me c'è il Sagro con la sua storpiaggine. Poi c'è la Versilia, tutta la parte del mare che porta a Livorno, bellissima vista. E insomma, siamo quasi a 1700, bisogna anche considerare quello. Qui adesso ce la prendiamo ultra comoda, perché tanto ormai il monte è raggiunto. Si va su con calma. Qui c'è stata la neve, certamente. Speriamo di beccare il cerbiatto. Sono ancora un centinaio di metri. Quindi qui è 1500, più di 1500. Adesso, arrivati su, mi riposo un po', perché sono 2 ore che cammino senza sosta e domani è più dura. Questo è lo strapiombo, ma niente di preoccupante. Vista fantastica, come promesso. La giornata è buona e si spazia a 360 gradi e non siamo neanche in cima, quindi da su si vedrà ancora meglio tutto il versante appenninico. Procediamo. Queste sono le stazioni che premiano tante fatiche.
intravedere finalmente la croce di vetta che raggiungiamo in diretta, veramente affaticati e con la solita bufera ventosa che ci massacra. Siamo arrivati al Monte Gottaro. Là ci sono le croci delle turbine, quelle del vento, centrali eoliche, e si capisce perché le ha messe. Abu, Alta Val di Var, anno santo 1933. C'è anche la cassetta della posta. Chiappa è di là e questo è il Gottaro. Monte Groppo, veramente dice. Restaurata Monte Groppo. Libro di vetta. Vediamo, perché è ambigua la cosa. Queste sono croci di ricordo. Monte Gottaro, meno male, aveva sbagliato anche Monte, sarebbe il colpo, bandiera d'Italia, allora lo fa. Monte Gottaro, 1600 e qualcosa, non c'è scritto ma non importa, è l'evidente meta raggiunta, 121esima e 52esima. Degli Appennini Liguri. Scendiamo perché c'è un vento che porta via. Faccio due foto e boh, quelle sono le Apuane. Appennini, laggiù Alpi, laggiù in Nevate sono 4.000, si vedono pochissimo. Questi davanti a questo gruppo di croci eoliche c'è sicuramente i 2000 degli Appennini, Giovo, Rondinaio, Cusna, che non conosco ancora, per cui le forme mi dicono poco. Qui davanti c'è ancora tracce di neve, per cui sono sicuramente loro, Cusna, Cimone, Prado, Rondinaio, Giovo, quei monti lì. Là sono le Apuane. Siamo arrivati, ma scappiamo anche via perché fa freddo, ma tanto anche, più che altro c'è vento. Ancora un attimo di divagazione sulla cresta del Gottaro, che è questo monte che abbiamo appena raggiunto, 1660, non si sa. Appennini, 2000 metri, il gruppo del Sagro, Grondilice, insomma le Apuane, quindi Appennini, Apuane, Versilia, le isole laggiù, le Alpi in lontananza, insomma la vista qui è grossa, è anche tosta, aperta a 360 gradi. Non è stata molto avvincente come passeggiata, nel senso che praticamente una carareccia quasi tutta percorribile anche in macchina, anche se sterrata, ma comunque c'era un divieto, non ho voluto insomma abusare, anche perché sono zone protette, è un peccato, però ha allungato sicuramente di parecchio l'escursione, che è facile. Quello il Chiappa, probabilmente quello che ci abbiamo davanti con quella penna rocciosa. Di là c'è un'altra via di fuga, ma io preferisco seguire il 116 come ho fatto l'andata, faccio anche al ritorno per evitare
sorprese strane, data la mia scarsissima conoscenza dei luoghi. Siamo praticamente sulle alture della Val di Vara, Sesta Godano, insomma questi posti qua dove io non sono mai stato. Quindi poi alla fine l'orientamento non è semplice, un po' perché non ce l'ho e un po' perché questi posti non li conosco. Quindi preferisco calcare le tracce dell'andata, non fare scherzi e arrivare tranquillo al passo della Cappelletta, che è 1080 metri circa, che si trova praticamente là dove ci sono quelle centrali, costruzioni delle centrali eoliche, insomma, del vento per capirci. Tutte quelle pale rappresentano molto bene questi posti così ventosi dove si recupera l'energia dal vento. Adesso scendiamo giù, qui il segno c'è e è buono. La solita strada anche al ritorno che dà il via al solito procedere di questo andamento umano che prevede, come dicevo la volta scorsa, salendo su un altro monte meno impegnativo, insomma, c'è sempre questa liturgia del andata, chissà se arrivo, ritorno, speriamo che non mi perdo, che è una leggera ansia dovuta al fatto che si va sempre in posti sconosciuti e le tracce a volte sono antiche, quindi segnate in modo così molto approssimativo, per cui è facile perdersi se non sei del posto, e io ovviamente non sono del posto. Comunque confido, perché appena ho trovato un ragazzo che poi tornerà indietro anche lui per la solita strada che faccio io, quindi se mi perdo, bene o male, qualcuno ci sarà a supportare questo cammino di rientro. Bello comunque il gottero, 1639. Siamo andati a visionare un punto panoramico veramente considerevole, di elevatura anche, insomma, discreta. Si vedevano le Panie, gli Appennini, il mare. Ottimo. Ottimo sgambamento preparatorio a domani. Adesso concentriamoci sul ritorno al passo della Cappelletta. Ultima immagine di questo posto strano.